Buonasera a tutti, siamo già reduci da Roma Sassuolo 2-2, una Roma che ha giocato una partita penosa, penosa per gioco, per atteggiamento, per voglia, per stato fisico, psicofisico, ecco, diciamo. Una partita che secondo me la Roma avrebbe dovuto addirittura perdere, perché Sassuolo ha dimostrato, almeno negli 11 che erano in campo oggi, e ricordo che Sassuolo aveva più assenze della Roma, di essere più squadra, molto meglio della Roma. E non salvo nessuno, a parte forse Mancini, gli altri tutti sotto la sufficienza. E io questa settimana non ho fatto video, e non l'ho fatti apposta perché non volevo passare per quello che poi porta rogna, o comunque parla male della Roma prima di giocare. Però avevo visto delle cose. Io guardo sempre gli allenamenti ogni giorno e avevo visto delle cose che non mi erano piaciute per niente. E di conseguenza adesso ci andiamo a giocare i quarti di finale della coppetta lì d'Europa League. Se giochiamo in questa maniera, non so proprio se sia neanche il caso di partire e andarci. Ma magari anche se perdiamo ci danno qualche soldo, quindi conviene andare. Evidentemente l'allenatore non riesce a comunicare alla squadra niente, perché mi pare così. Io ho sempre difeso, però adesso non difendo più nessuno perché io tifo la Roma. La Roma siamo noi alla fine, questi tutta gente stipendiata che non ci mette un cazzo proprio. Quindi niente. Speriamo di. La speranza è l'ultima a morire, come ce l'avevo oggi, eh. Però se dovevo puntare un soldo l'avrei puntato addirittura sulla sconfitta oggi da Roma, che peraltro secondo me meritava. E siamo settimi. Il risultato in cui tutti ci davano a inizio campionato, e avevano ragione loro. E non è una questione tecnica, eh? Una questione proprio di palla, di testa. La squadra oggi del Sassuolo che era in campo, ho fatto i conti su Transfer Market, valeva 6 volte meno del il valore dei giocatori complessivo del Sassuolo è 6 volte inferiore, cioè quello del Sassuolo per 6 era quello della Roma, quindi non so che altro dirvi. Passate una buona serata, se potete. Io non la passerò sicuramente. E ci risentiamo quando mi gireranno meno i coglioni, ma ciao.